La forza della comunicazione ha bisogno che poi comunicazione si faccia, sì. E ha bisogno soprattutto che le aziende facciano. Sì. Mettere insieme questo bel pianeta non è sempre semplice ed è un po' complicato. Cosa si propone all'orizzonte, anche attraverso esperienze bellissime come questo del COMPA? Il COMPA è la grande occasione di mettere in mostra, diciamo, tutto ciò che di più avanzato la pubblica amministrazione fa sul reparto della comunicazione. Questo è il punto fondamentale. Certo, la comunicazione, come diceva il ministro Brunetta, è un'arma a doppio taglio, perché se comunichi senza fare, poi ti si ritorce contro. Quindi, diciamo, comunicare è importante, ma senza una base, diciamo, costruttiva di operatività all'interno della pubblica amministrazione, poi diventa veramente controproducente. Avete visto molte progettualità nell'ambito sanitario e quindi finalmente anche qua la nuova tecnologia che entra nell'ambito sanitario. Tra le tante proposte, che idea vi siete fatto? Dove stiamo andando nel voler comunicare bene ai cittadini informazioni sanitarie? No, stiamo notando, cosa stiamo notando? Stiamo notando un fatto molto positivo, cioè che da una comunicazione a volte un po' narcisistica, a volte un po' pesante, autoreferenziale, eccetera, si va verso una comunicazione molto operativa, nel senso di dire cosa le cose significhino per i pazienti, per i malati, per il sistema nel suo complesso. Dunque trovo un cammino verso la concretezza che mi fa molto piacere. Le aziende finalmente utilizzano le nuove tecnologie? Sì, le aziende le cominciano a utilizzare perché si rendono conto, al contrario di quanto pensassero, che esclusa una fascia che va dai 50 in su, diciamo, ecco, le fasce precedenti sono fasce che ormai comunicano regolarmente con internet e dunque con quelle molto più fasce. Pensate che il digitale terrestre potrà essere anch'esso uno strumento da utilizzare? È sicuramente uno strumento importante, moltiplicherà i canali, ci sarà possibilità di dedicare canali, ma soprattutto ci sarà anche una qualità dell'immagine nettamente superiore a quella odierna. E per quel che riguarda la interattività? Per quel che riguarda la interattività ci vuole ancora un po' di tempo, non è ancora totale, però certamente attraverso quel canale, una volta che si collegherà a internet, sarà fatto il gioco, insomma.